collochi bene l'intervento sindacale, perché giustamente l'avvocato lo esprime e il professor Mastino dicevano c'è una materia che adesso va governata con le difficoltà successive nel 2000. Ecco, allora Walter Montagnoni, che ha diciamo, un osservatorio diciamo, abbastanza ampio in Italia, abbiamo anche casi concreti dove ci fa capire come anche gli interventi della Commissione di Garanzia hanno sancito in forma molto drastica e negativa limitazioni al diritto di sciopero. Qui ci troviamo di fronte a un caso enorme di abuso, nel senso che tutta la gestione della legge 146, poi rafforzata, come ricordava prima l'avvocato Trois, dalla legge 80 del 2000, è stata tutta la gestione in chiave anti-sciopero e anti-sindacato. Serviva a eliminare nel nostro paese il diritto di poter scioperare. Diciamo che questo obiettivo è stato sostanzialmente raggiunto, perché gli scioperi, se vengono fatti, sono virtuali. Nei servizi pubblici è stato fatto tutta questa operazione dal centro-sinistra, perché la legge del 2000 è fatta dal centro-sinistra, la gestione della Commissione di Garanzia, Gino Giugni prima e il suo successore poi, ha gestito questa, le regole in modo tale, lo ricordava benissimo Trois prima, da stringere sempre più le maglie, da fino ad impedire il diritto di scioperare. Io vi farò adesso una serie di esempi per farvi capire di che cosa stiamo parlando, perché sennò uno sembra che è pregiudizialmente avverso a queste cose. Solo l'anno scorso è arrivato l'esilio professor Martoni, nominato da buon Berlusconi, il quale cosa ha fatto? Ha visto che già il terreno era stato abbondantemente arato e si è dato da fare per emettere altre normative peggiorative ulteriormente la situazione. Noi ci siamo ritrovati, noi dico come CUP, al ritorno dalle ferie con una bella lettera sul tavolo della Commissione di Garanzia, firmata dal professor Bartone, che diceva ho avuto una grande idea, gli scioperi confederali, scioperi generali nazionali possono essere programmati solo da quei sindacati che sono nel CNEL. La CUB ha detto ma siamo matti, è un diritto costituzionale e se io rispetto le regole che non mi piacciono per niente, però le rispetto, nessuno può impedirmi di scioperare su tutto il territorio nazionale. A quel punto anche i nostri amici di Gieri Gisluini si sono svegliati e si sono accorti che si stava andando oltre il seminato e hanno cominciato a sollevare un po' di polvere, per cui la roba si è un pochino fermata, ma non si è fermata del tutto. Si è fermata per la parte relativa a CNEL, ma poi ci dicevano, ma voi perché vi lamentate? Stanto siete nel CNEL, quindi potete parlare, non rendendosi conto del danno che veniva fatto alla lesione di un diritto costituzionale come quello di sciopero. E si è trasformata in un ulteriore imbarbarimento, cioè in un'ulteriore difficoltà della possibilità di dichiarare lo sciopero. Oggi, nella maggior parte dei settori, siamo a un mese di tempo per poter scioperare, cioè dal giorno che io penso che non ne posso più perché c'è una situazione insostenibile o la salariale o normativa o quello che volete voi in una fabbrica o piuttosto sul territorio nazionale o in un'azienda o in un singolo settore, per avviare le procedure per poter arrivare a fare effettivamente lo sciopero passano 25-30 giorni come minimo. Quindi voi capite che quando si va a scioperare il motivo per cui si è indetto per lo sciopero a volte si è anche perso del ricordo della volontà. Quindi voglio dire, questa roba qui è assolutamente antisindacale, ma non solo, ma viene esercitata in modo tale da essere sostanzialmente inutile, perché ci sono molte situazioni in cui quando si sciopera c'è più gente al lavoro di quando non si sciopera. Vi faccio un esempio, alla Telecom c'è
c'era 146, perfetto, legge 80 e quant'altro. Allora, prima questione, che io sciopero o che non sciopero, i telefoni funzionano lo stesso, perché le centrali sono tutte automatizzate e nessuno le ferma, però che non c'è un guasto. Se non c'è un guasto, bisogna andare a riparare. Seconda questione, l'80% dei lavoratori della Telecom non ha niente a che vedere con la rete, perché fa parte di altri settori, informatico, commerciale, attività di vario genere, burocratiche di varia natura. E quindi perché loro devono essere costretti alla 146? Guardate, quando c'è stata 2 anni fa una nostra richiesta come CUP di essere ascoltati dalla Commissione di Garanzia su questa questione specifica della telecomunicazioni, non solo della tele, tutte le aziende di telecomunicazioni, abbiamo fatto una bella riunione, c'era tutto quanto un grande schieramento di esperti e di commissari, compreso il Presidente, ai quali abbiamo spiegato nel dettaglio, punto per punto, perché tutta questa gente non dovrebbe essere la 146. Hanno convenuto tutti con le nostre osservazioni, nessuno ci ha detto che non avevamo ragione, però hanno confermato pari pari la loro precedente lettera. Invece di fare 15 giorni hanno ridotto a 10 giorni ulteriori il tempo per poter fare lo sciopero, però poi capite che non cambia assolutamente niente. Tutte quelle persone che erano dentro sono rimaste dentro. Ma questo non è solo un problema della Telecom, riguarda l'Ene, riguarda tutti i servizi di rete, dove la grande maggioranza delle persone facendo col funzionamento e col blocco del servizio minimo essenziale non ha niente a che vedere. E comunque viene applicato tranquillamente, ma nessuno si sogna di toglierlo. Nessuno si sogna di togliere. E questo è l'altro punto. Ma perché nessuno si sogna di togliere? Ma perché ormai questa commissione di garanzia è come il Resole, un organismo autocratico. Decidono, lo spiegava bene lui, nessuno può ricorrere contro la 146. Io non posso andare al giudice per dire che quelli fanno un abuso, perché il giudice non ha nessun diritto. E questo credo che non sia sostenibile e accettabile in uno Stato democratico come il nostro. Ma comunque il problema qual è? Che tutta questa storia della 146 è stata inventata, lo diceva ancora Provis prima, da CGL e CISL nel momento che sono andati in crisi. Cioè, quando hanno cominciato a nascere nel nostro paese i sindacati di base, i sindacati alternativi che sono cominciati a diventare forti e cominciati a incidere. Pensiamo al primo grande sciopero di questo genere, alla nascita del CONI, dei trasporti ferroviari. Primi grandi scioperi che bloccavano effettivamente il sistema delle comunicazioni del nostro paese. È allora che sono svegliati e hanno cominciato, sotto la regia del governo di centro-sinistra, a fare una serie di atti, una serie di normative, una serie di leggi per contenere che cosa? La nascita di nuovi soggetti sindacali e mantenere il loro potere. Però la 146 sta in piedi solo ad una condizione, che i soggetti che l'hanno fatta, cioè CGL istituito dall'altro, la commissione di garanzia dall'altro, siano in grado di esigerla, e i padroni, e chi dirige l'azienda, che sono l'azienda patronale, voglio dire, i servizi pubblici. Però le parti che l'hanno firmata, questi accordi, che sono tutti accordi che vengono firmati da sindacato e da datore di lavoro. Se le parti sono in grado di leggere l'accordo sta in piedi, e la 146 in piedi. Se i parti non sono in grado di leggere l'accordo, perché i lavoratori vi salutano, l'accordo non sta in piedi, è una tigre di carta per la 146. Questa 146 serve per essere agitata e per poter dire, guarda che se tu scioperi, tu che appartieni alla CUP, tu che appartieni al sindacato di base, scioperi contro tutte queste cose qui, ti beccherai un bel provvedimento disciplinare. Il sindacato si beccherà 50 milioni di multa, il lavoratore la sospensione e una multa anche lui. Questa è la questione. Ma nel momento in cui la stragrande maggioranza di lavoratori di un'azienda dice io non ne posso più e sciopero comunque, cosa succede? La 146 viene ammortita, come è successo lunedì scorso a Milano. A Milano 8.000 lavoratori della TL hanno detto che non ne potevano più della 146
non ne potevano più di fare scioperi per finta e di pagare di tasca loro, che poi non è che se io faccio sciopero per finta non pago, perché comunque se io lo faccio nelle ore in cui comunque la gente viene non va a lavorare perché sono le ore di morta, è chiaro che il mio sciopero chi è che fa? Pago solo io, perché l'azienda non paga in quanto non c'ha il traffico l'ha già fatto prima. E l'unico che paga è il credito del lavoratore, il quale è cornuto e mazziato due volte. E non è che hanno fatto questi lavoratori un solo sciopero, ne hanno fatti tanti. Ne hanno fatti tanti nel 2000, ne hanno fatti almeno 20 nel 2000, ne hanno fatti 8 l'anno scorso, fino a quest'anno, negli ultimi due anni, per arrivare alla firma di un benedetto contratto. E quando si sono accorti, questi lavoratori, che il loro contratto non c'era, ma i signori dirigenti dell'ATM si sono messi in tasca per l'aumento del 12,5%, perché il contratto non viene applicato solo ai lavoratori, mica ai dirigenti, che loro il contratto lo fanno subito e si portano a casa il premio di produttività. E che cosa consisteva il premio di produttività? Nel 12,5% l'aumento, perché erano stati bravi a tagliare i lavoratori. Da 14.000 l'avevano portati a 8.000. Si fanno migliaia e migliaia di ore straordinarie, perché poi non è vero che lì la gente viene ridotta a fare ore straordinarie, perché comunque il servizio va comunque garantito in qualche modo, no? Tagliano le linee, risparmiano di qua, risparmiano di là, mettono d'estate mettono i lavoratori interinali a guidare gli autobus e i tram, quindi capite che cazzo possa essere per il cittadino che è un lavoratore interinale che non ha mai guidato un tram, un autobus, si mette a guidare il tram, l'autobus, solo con un breve concetto di formazione. E questa è la realtà di Milano. E allora cosa è successo? È successo che i lavoratori, esasperati da tutta questa situazione, hanno scavalcato CGIL e CISL e anche tutte le altre sigle sindacali hanno deciso di continuare lo sciopero. Verranno puniti, non verranno puniti, vedremo. Però è certo che 8.000 lavoratori hanno fatto saltare il giochetto. E quando lo fanno in 8.000, è evidente che la punizione è complicata da dare. Mettiamo fuori in gioco tutti i lavoratori dell'ATM. Se non li mettiamo fuori in gioco, cosa succede? È evidente a tutti i lavoratori italiani che quello è la tigre di carta, come abbiamo sempre detto noi. Cioè la CUP si sta battendo dall'inizio contro questa questione della 146, della legge 80 e di tutte le applicazioni. Adesso abbiamo costituito un'associazione per la difesa del diritto di sciopero insieme con l'ONSA. E la nostra intenzione è quella di fare iniziative di sciopero che vanno al di là della 146, che violino apertamente ed esplicitamente, in modo dichiarato, la 146, perché bisogna ricostruire in Italia il diritto di sciopero, non si può più sottostare a queste limitazioni, del tutto eccessive. Perché il problema è un conto garantire i cittadini, un conto è garantire che non ci sia lo sciopero. E poi, quale pensate che sia stata la reazione dei milanesi? Guardate che non è vero quello che scrivono i giornali. A Milano la situazione tra i cittadini, che erano giustamente un po' incazzati, un po' seccati, ma la maggior parte era di favorevole a questa roba qui, perché tutti lavorano e tutti si rendono conto le condizioni in cui si lavora. Perché questo 146 ormai ha avuto una dilagare di allargamento in tutte le zone. E anche in quei, voglio dire, se io faccio le pulizie all'aeroporto di Linate, sono in 146, se io faccio il lavoro all'ospedale, cioè il bar all'ospedale, sono in 146, ma voi mi dite voi cosa c'entra questo col fatto che devo assistere giustamente il malato? Voglio dire, questo non c'entra assolutamente niente. E questa cosa qui va al di là e va sempre più al di là di quello che fate, no? È questo che bisogna fare. Per questo noi dobbiamo fare uno sforzo tutti insieme per farlo saltare. E credo che questa cosa di Milano sia stato un insegnamento importante a tanti lavoratori del nostro paese, che la 146 è una legge assolutamente che va sconfitta, e voglio vedere chi l'ha costruita, chi l'ha costruita e chi l'ha allargata. Cioè centro-sinistra, se mai tornerà il governo, speriamo che ci torni, ma dubito che si tornerà, a cambiarla in
profondità, perché qui il problema non è che bisogna fare altri 346, bisogna ripristinare e tutelare il diritto di sciopero che è negato nel nostro paese, negato. Se io devo aspettare un mese per poter scioperare, vuol dire che non sciopero più. Se posso scioperare soltanto in alcune fasce molto limitate, vuol dire che non sciopero più. E questo credo che sia diventato un problema. E lo è ancora di più, e qui chiudo. Oggi, dove c'è una situazione di esasperazione, ma non solo tra tutti i lavoratori italiani, per tutti i problemi che si sono accumulati, a partire da quelli salariali, e quello si vede benissimo nelle manifestazioni che si fanno, sia noi che abbiamo scioperato il 7, che abbiamo portato 100.000 persone in piazza a Milano. Perché l'abbiamo portato? Perché la gente è incazzata, non ne può più e vuole anche far saltare vincoli eccessivi e ritenuti ingiusti come quello del 146. Grazie.